Now Anna is going to make a soup for us. E questo zuppo è particolare della questa regione. Molto locale. Sì, locale. E viene usata dai contadini perché sì. Trovano le verdure in campagna. Ok, this is a real country style soup because the vegetables you can find in the countryside. E che tipo di verdure? Questo è il cardoncello. Cardoncello. Cardo. E come in inglese cardoons. 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 Oh, I remember when my grandmother used to make un these. Un tipo di cardoons. Sì, un tipo di selvatica. Selvatico. Selvatico, ok. Poi abbiamo la cicoria, poca. Poca cicoria. Dove è andata a finire? Qui, piccola cicoria. Qui. Piccola cicoria, ecco. Sì. Cicoria. Selvatica. Selvatica, again wild chicory. And bietola. Bietola, beet greens. These are beet greens. E poi la fantastica borragine con dei fiori straordinari. Sì, sì. And this, maybe a lot of you have in your own herb gardens, is borage, borragine. And you see those beautiful blue flowers. This, I really love this plant because of those blue flowers. And I wonder what she's going to do with it. Okay. Allora, noi dobbiamo... La prima parte abbiamo pulito le verdure. All right, so she cleaned all these different kinds of greens. La parte più tenera abbiamo tolto. Sì, she left the stems behind. She's only using the tender leaves. E si usa olio extravergine, Qui non extravergine, normale. Non è extravergine. Ah. Extravergine io uso solo crudo. Crudo, okay. She does not use extra virgin olio olive oil di oliva. To cook. She uses just olive oil. And she uses extra virgin olive oil when she wants to put in, use it raw in a salad. Sì. E okay. Olio d'oliva normale. Normale, sì. Ok. Non extra virgine. No. Poi. E si lascia intero? Sì. Ok. Perché non tutti. Ah, io dopo tolgo. It kind of translates to marriage soup. Zuppa maritata, meaning that all of these different greens, these wild greens, the flavors meld together. They become like a married couple, if you will. Sì, che bel colore. Sì, vero? Sì, sì. Anche le forme delle foglie diverse. Sì. E poi... E non si mette un coperto sopra? No, no. Perché la mia nonna diceva che diventano scure. Sì. Anche e non sono belle agli occhi. La mia nonna ha detto lo stesso. Vedi? I asked her... Why, if she was going to put a cover over the vegetables, and she said no. And the reason is because her grandmother told her that if you do this, the vegetables are going to turn a very dark color. And I told her that my grandmother told me the very same thing. You see how tradition works and is passed on? E un po' di sale. Poco sale. Qui c'è il brodo. E che tipo di brodo? È un brodo di carne mista. Okay, I asked, this is meat broth and it's a mixture of different kinds of meats. Che maiale, tipo di maiale, pork, pollo, chicken e manzo. And beef. Allora si mettiamo le verdure qui dentro nel brodo bollente. Facile. Sì. Sì, facile. Facile, veloce. Sì. Fa bene alla salute. Sì, and it's good for you too. E anche molto economico. Sì, sì, molto economico. And it's also cheap. Ok, si lascia così? Sì. Sì. Adesso mettiamo, ho fatto anche delle piccole polpette. Sì, sì. She's putting the meat in that she took off the bones from those various meats that she uses. And she's also got tiny little meatballs here. Mm? Di vitello quello? Di manzo. Di manzo. Ok, della those carne... are the... Sì, sì, sì. Sì, ecco, capito. Mettiamo tutto a pezzetti. All right. Mettiamo we have chicken, we have beef, we have pork. Questo può essere un piatto unico. Oh, sì. Mm. Ho fame. Sì, lo capisco. Senti profumo. Sì. E un'altra girata. Sì. È già Dieci minuti. E poi? 10 minutes and it's ready to eat. E quando si porta a tavola si buttano fiori e limone. Sì, sì, sì. Sì. E il limone calma un po' il sapore del maiale. And she's saying that by putting the lemon in, it kind of tames
the flavor of the chicken, makes it a little, or the meats rather, makes it a little bit more mild tasting. Un buon segreto. Mm-hmm. Sì. Okay. Mm-hmm.